L'estate non è iniziata nel migliore dei modi, vuoi per il caldo anomalo, vuoi soprattutto per la conseguente scarsità delle risorse idriche. Il problema della siccità sta toccando l'intera penisola. Anche regione si teme, soprattutto per i mesi correnti e per la zona del Basso Molise, ogni anno alle prese con problemi idrici. A farsi sentire in merito alla questione alcune opposizioni in consiglio regionale che chiedono chiarimenti su molte cose, anche in vista dell'imminente riunione che ci sarà breve con il consorzio di bonifica della provincia di Foggia, che dovrebbe proprio tornare a discutere della nuova infrastruttura che, dall'invaso dell'Iscione, dovrebbe giungere alla Capitanata trasferendo le acque in surplus, ma mai quantificate, dall'invaso dell'Iscione al potabilizzatore di Finocchito. Si parla di un progetto spinto con decisione dalla Regione Puglia. Se l'incontro di Foggia sarà confermato, affermano le opposizioni, si domanderà alla Giunta Toma cosa deciderà di fare in merito al futuro delle risorse idriche molisane. Si chiede poi anche il tema della siccità, che va affrontato sempre, non solo durante i periodi estivi. Nonostante le difficoltà, infatti, il Molise si difende ed è già da un po' serbatoio di riserva idrica per almeno 5 regioni, alle quali continua a mostrare solidarietà. Tuttavia, tante zone del territorio continuano a soffrire e si rischia adesso di dover fornire altra acqua alla Puglia.